Questa volta tra posizioni precarie del telefonino e la pioggia che minaccia di arrivare. Vorrei continuare con la lettura di alcuni articoli che a mio avviso sono il riassunto della definizione di responsabilità. Responsabilità. Comincio con l'articolo 24, che recita: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Anche in questo caso non penso che ci siano specifiche in merito, anche in questo caso non penso che si possa parlare di interpretazione, anche in questo caso non penso che la grammatica italiana sia opinabile. È il motivo per il quale lo ripeto. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento. Non c'è scritto la difesa è un diritto se c'è l'avvocato. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Sono assicurati, è un diritto. Anche in questo caso, nel momento in cui il soggetto non ha la capacità di difendersi da solo. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. E anche qui non penso che debba spiegare di che cosa si tratti. Articolo 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Ciò vuol dire che deve essere dichiarato colpevole il soggetto. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Quindi arbitrariamente non è previsto dalla legge, a meno che non ci si spieghi secondo legge. È una responsabilità, in questo caso, di colui che sceglie di accusare e di mettere in atto preventivamente condizioni per colui che non è stato sentenziato colpevole. Articolo 27. La responsabilità penale è personale. Non penso che anche qui ci sia da spiegare. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. È chiaro? Dove è stato condannato il soggetto che sarebbe stato accusato di fabbricazione di falso? Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Comunque, non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Articolo 28.
i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative. Degli atti compiuti in violazione di diritti, è chiaro? In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Ognuno è responsabile della sua persona. Non c'è nulla che possa tendere a far passare sotto gamba colui che sbaglia, anche se si tratta di chi riveste la divisa. Articolo 54. I cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. Chiaro anche qui? Non facciamo confusione. La Costituzione è la legge e poi ci sono le leggi successive, gli ordinamenti, le emanazioni evolutive, ma la legge è la Costituzione. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Più chiaro di così, come sempre sottolineo e ricordo, è impossibile. Come legge dichiara, deve essere comprensibile anche a chi non ha la laurea. Sto parlando con voi, anche perché chi ha la laurea non è in grado di mettere in atto questi concetti, quindi c'è qualcosa che non torna. Detto questo, alla prossima.